Agritech, nuove tecniche genomiche e carbon farming, sostenibilità e cambiamenti climatici, PNRR e macchine agricole. Sono questi alcuni temi che Confagricoltura affronta a Fiera Agricola, la rassegna internazionale dell'agricoltura di scena a Verona Fiere fino al 3 febbraio. Un settore dal quale in questi giorni si sta levando alta la protesta intorno a quello che il presidente di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti, definisce Green Dream più che Green Deal. Mentre noi immaginavamo di regolamentare sempre di più la vita degli agricoltori chiedendo a noi di produrre sempre di meno, le altre parti del mondo aumentano la loro capacità produttiva e competitiva. In un mercato globale le nostre aziende oggi soffrono e non possiamo più permetterci di andare avanti così. Ed è il motivo per cui noi siamo qua a Verona, tra gli agricoltori, ad ascoltare, ma soprattutto a capire quali possono essere le soluzioni che vogliamo portare alle attenzioni del governo, e già lo stiamo facendo, e soprattutto in Europa. Il 26 febbraio saremo a Bruxelles perché vogliamo, in quella sede, con i parlamentari europei, con tutte le persone che oggi hanno un ruolo a Bruxelles, raffrontarci con loro, confrontarci, portare a loro delle soluzioni. Seminari, workshop e dibattiti servono proprio a preparare il terreno su questo fronte. Esamineremo le motorizzazioni del futuro, i biocarburanti del futuro, perché abbiamo necessità di evitare quello che è successo in altri paesi, cioè che venga in qualche modo eliminata l'agevolazione sul gasolio agricolo, perché è uno degli strumenti più importanti delle imprese. Non trascuriamo anche la parte innovativa legata al fotovoltaico. Cerchiamo di offrire un panorama abbastanza vasto su quello che sta accadendo sull'innovazione, di garantire un futuro alle imprese tramite la competitività. Innovazione, che vuol dire tecnologia, digitalizzazione, ma anche attenzione alle origini. Pensiamo alle api così minuscole che ci raccontano moltissimo. Ecco perché in cima al Ministero dell'Agricoltura e della Sovranità Alimentare è stato creato un apiario. È un impianto di biomonitoraggio e dunque le api ci restituiscono dati e informazioni sulla biodiversità vegetale della città di Roma, sulla qualità dell'aria, sulla presenza o l'assenza di metalli pesanti, microplastiche e quant'altro ci interessa indagare, supportando attività di ricerca con finalità scientifica. Le api comunque risentono, come tutte le altre attività agricole, del cambiamento climatico, della rarefazione delle fioriture utili e di una serie di altri problemi che gli apicoltori si trovano negli ultimi anni a dover gestire. Un esempio per tutti: se noi compriamo miele di importazione, gli apicoltori italiani fanno fatica a vendere il proprio, e questo è l'inizio di un'altra storia.